A quasi 20 anni dal suo assassinio, nella settimana della legalità è stata ricordata stamane al liceo scientifico Senzale di Nocera Inferiore la figura di Dario Scherillo, che il 6 dicembre del 2004 aveva solo 26 anni. Fu ammazzato per sbaglio dalla camorra. Il fatto di sangue accadde a Casavatore, nel Napoletano. Lavorava nella scuola guida che con tanti sacrifici aveva aperto insieme ai fratelli Pasquale e Marco. Aveva appena chiuso le serrande, Dario, col suo scooter, si era fermato per incontrare un amico. Poi, all'improvviso, ecco avvicinarsi un altro motorino con alcuni soggetti a bordo. Vengono sparati colpi d'arma da fuoco che uccidono Dario. La famiglia ancora non si dà pace per questo tragico fatto, anche se i riflettori sulla vicenda non si sono mai spenti proprio grazie alla spinta dei familiari. Nel 2019 è uscito anche il film ed è Subito Sera, tratto dal libro di Tonino Scala. Al liceo, l'incontro di insegnanti e studenti con Pasquale Scherillo, uno dei fratelli di Dario. Si sono susseguiti momenti emozionanti, commoventi. Sembrava vederlo, quel sorriso di Dario, che Pasquale non dimentica mai. L'unico modo per mantenere in vita mio fratello, ma anche per dare far capire a questi ragazzi da che parte stare, quindi sperare in un futuro migliore. Lo faccio per loro, lo faccio per mio fratello, per la sua memoria, però lo faccio anche per i miei figli in automatico. Quindi non è mai facile, perché si rivive praticamente tutto quello che è successo quella sera e i mesi dopo quello che era successo. È giusto farlo per loro. Oggi la legalità va insegnata subito alle nuove generazioni, perché c'è la necessità di far capire loro quanto è importante, insomma, mettersi sulla giusta via, e per questo scopo la scuola è molto importante e anche le famiglie. Scuola e famiglia devono unirsi per lottare, insomma, contro quello che è tutti la lotta contro, insomma, quello che è la criminalità e la mafia. Siamo nella settimana della legalità e quindi, diciamo, è importantissimo far capire ai giovani quanto è importante lottare contro quella che è la criminalità. Solo 26 anni, non si può morire così. E quindi attraverso questi sussidi didattici, i film, i giovani capiscono che la realtà della mafia, che sembra così, e della camorra, che sembrano così lontano, in effetti li circondano. La memoria in effetti non si dimentica. Come associazione, appunto, Legalità e Futuro, con le varie collaborazioni che da anni stiamo portando avanti, cerchiamo sempre di più di dare un segno visivo ed un'impronta, di lasciare un'impronta fondamentale e molto forte, quindi attraverso, cercando di parlare sempre più il linguaggio dei ragazzi. Il senso di questa collaborazione con il liceo Senzale e soprattutto con le varie realtà con le quali stiamo creando rete, per cercare di essere sempre di più uno strumento di impegno, di volontà e di forza, per far sì che questi giovani possano riconoscere nel sacrificio di una persona come quella di oggi, attraverso la proiezione di Dario Scherillo, che qualcosa di bello ci può essere ancora ed una realtà diversa può, e le nostre realtà possono cambiare. Un momento importante anche perché tanto più inserito all'interno del percorso sulla legalità, la testimonianza di Scherillo è la testimonianza di una persona per bene che ha visto il fratello morire per mano della camorra. Ringrazio in tal senso la dottoressa Tania Navarra, rappresentante dell'Associazione per la Legalità, che ha costruito questa occasione con la nostra biblioteca, con la collega Tortora e con i nostri ragazzi. Fammi una promessa: non dire a nessuno, non dire a tua mamma e a tuo fratello che mi hai visto qui piangere davanti a una foto. Io mi incazzai perché dissi: mamma, che stai dicendo? Stai piangendo per tuo figlio. E lui mi disse: no, perché se crollo io, crollate tutti. Purtroppo dopo qualche... qualche mese mio padre morì perché non riuscì a leggere il peso della morte.